Watch O'Clock, presente da oltre 20 anni nel mondo dell'orologeria, ha il piacere di invitarvi nella sede di Milano, dove troverete professionisti per condurvi a scoprire i nomi più prestigiosi degli orologi da polso. Inoltre potrete acquistare, vendere, permutare con possibilità di finanziamento. Watch O'Clock, dal 1989, sempre presente in Largo Settimio Severo 3, traversa di Corso Vercelli a Milano. Piacciono gli orologi? Gli orologi sono la tua passione? In compagnia della Watch & Clock di Marco Spedo passeremo. E allora non perdere l'appuntamento con Watch & Clock. E allora lunedì, mercoledì, venerdì a partire dalle ore 22, 3 ore in nostra compagnia. Seguiteci. Watch & Clock, la grande orologeria. Come vedete, sono molto impegnato. No, ragazzi, non è che si può sempre stare su. Ogni tanto bisogna. La fase, il periodo è un po' a rilento ed ecco il motivo per cui settimana scorsa non abbiamo registrato. In realtà sono andato via con mio figlio, che faceva un torneo di calcio in Austria, sono andato a vedere, mi sono divertito da matti e non ho fatto la trasmissione. Portate pazienza, ma siamo già qui a recuperare e quindi adesso registreremo la puntata, non mi ricordo che numero è, 76? 576. Sì, 576, bene, va bene, allora ricordo che YouTube è sempre a vostra disposizione, vi ricordo anche che siamo aperti dal martedì al sabato, stavamo riflettendo se il sabato pomeriggio ci conviene stare aperti o meno, ma mi sa che continueremo, perché so che molti di voi hanno voglia di venirci a trovare fine settimana da fuori Milano e quindi comunque dalle 10 alle 13, 15.30, 19.30, martedì, sabato. Dunque, dicevo, settimana scorsa non abbiamo registrato, scusate se non vi ho avvisato, ma è stata una cosa che ho deciso all'ultimo momento, perché poi alla fine se non ho novità, se non ho molte cose da dirvi e non vi voglio tediare sempre con le stesse cose, e poi comunque, vabbè, comunque adesso tanto fino ad agosto siamo sul pezzo. Abbiamo da parlare di diverse cose, molti di voi mi fanno la stessa domanda e quindi la risposta la dirò più tardi in trasmissione. A questo punto, grosse novità, sì, qualche oggetto nuovo è entrato e
e i prezzi, ragazzi, continuano a lievitare. Quindi portate pazienza un attimo e mi rivedrete subito dopo negli studi. A più tardi. E qui negli studi ora siamo. Eccoci qui con la new entry. Ringrazio Francesco di Taranto. Grazie Francesco. Tu mi hai dato una leggera fregatura, perché l'orologio effettivamente è perfetto, quasi, è quel che quasi, però io non avevo gli occhiali, non ho visto, ma comunque, grazie, io ti frego dall'altra parte, ti ho detto che l'orologio l'avrei messo a un prezzo che sarà leggermente diverso, ma è dovuto a queste cose che tu, dopo poi se hai voglia mi chiami, ti spiego meglio. Allora, no, è che perché intanto Francesco lo ringrazio, mi ha portato questo Diver, signori, è un orologio, anche lui mi dice, ma io non lo metto su mai perché è un po' grandino, ce l'ho lì nel cassetto, allora portamelo. Ma anche voi ragazzi, voi che siete messi nelle stesse condizioni, che avete degli orologi lì nel cassetto, ma guardate che l'orologio nel cassetto soffre. Cosa vuol dire lasciarlo nel cassetto? Non vuol dire niente. In più l'orologio ogni tanto ha bisogno di essere visto, cioè deve funzionare, deve andare, deve. Quindi se dovete lasciarli nel cassetto così nel dimenticatoio, meglio alienarli. Anche se io dico sempre, vendere per sapere cosa fare dei soldi è fondamentale, però non per tutti gli orologi. Alcuni, tra cui anche questo, sì. Allora, la referenza di questo Diver Audemars Piguet 15703, la cassa è grande come quella dell'offshore, quindi un 42,5. L'orologio è... Sì, già detto, sei in ritardo. Allora, l'orologio è perfetto, la garanzia è 2011, ma ripeto, il nostro amico non lo metteva, quindi fa parte di quella categoria di orologi NOS, che vi dico ogni tanto, questo è uno di quelli. Richiesta per questo orologio del 2011, come dicevo, completo di tutto, 13.800. Ok, allora, intanto, ben trovati alla puntata 576, non le sbaglio perché mi suggeriscono, mica perché sono bravo a ricordare. Allora, ripeto i saluti, un abbraccio a Francesco, Satanasso, pugliese, sgamato, i ragazzi pugliesi li conosco, no, è bravissima persona, comunque, grazie di averci portato il Diver. Poi saluto Saverio di Legnano e Ruggero e Rosanna. Poi salutiamo tutti gli amici via Facebook. Ricordo che intanto c'è la trasmissione, avrete notato quella degli acquisti, la lasciamo andare perché serve a pasturare, serve a ricordare, poc'anzi vi ho detto, piuttosto che lasciare l'orologio nel cassetto, piuttosto che niente, piuttosto, diceva il menor. Vabbè, comunque, vedete voi, noi siamo qui a vostra disposizione, al limite. Cosa mi vale tutto questo? Mi vale di quello? Allora, attenzione, certe valutazioni, saluto il signore del Daytona Acciaio Oro Zenith, quadrante bianco. Allora, ci sono degli orologi che proiezione devono incrementare di valore, però il Daytona Zenith Acciaio Oro, a parte il quadrante nero, gli altri boccheggiano. Quindi, caro signore, siccome normalmente le mando per WhatsApp e tutto, tu fai il valore e poi normalmente, ma non lo dico con voglia di essere polemico, ma normalmente grazie, ma oppure grazie, invece non senti, morti, cioè, non senti più nulla, ma come siamo messi qua? Ma cioè poi uno può fare quel che vuole, però se mi contatti io ti dico e tutto, ma c'è un iter, no? Dopo poi, per l'amor del cielo, fate quello che volete,
però riflettevo che magari è che io sono perspicace e capisco che non ti interessa, però ripeto, se tu vuoi sapere un attimino qualche motivo di più, che fa il solito commerciante furbo, no, è che l'orologio in questione è un orologio interessante con certe caratteristiche, come dicevo prima, col quadrante nero il Daytona acciaio oro dura una settimana, 10 giorni e va via, gli altri no, non solo, li devi mettere a un po' meno di quelli che metto col quadrante nero, ok? Registrate tutto quello che dico, poi dopo poi venite in negozio e mi dite, ma tu dici sempre così, dici sempre così, tanto vi frego ugualmente, perché poi io dico, no, non mi ricordo, oppure sì, prima era così, ma adesso è così. Ok, andiamo avanti sul... Ah già, su YouTube, ragazzi, YouTube, non dimenticate il fatto... YouTube, io, sai che dovremmo fare solo la pubblicità su YouTube noi? Perché YouTube vi permette di capire tante cose, e poi di vedere prima, e poi di aspettare il dopo, e poi. Cioè, ragazzi, non è che devo sempre martellarvi con le stesse cose, lo sapete, lo vedete. Per le persone che ci vedono per la prima volta, andate anche voi su YouTube. Poi avete le edizioni precedenti, andate a vedere i prezzi, magari sentite anche qualche cosa che dico, lo Spedo dice delle cose, eh? E poi voi siete liberi di pensare, non sono il mago di Tobruk, però delle indicazioni le ho. Ecco, a proposito di questa cosa qui del mago di Tobruk, allora, molti di voi continuano a fare domande del genere, ma dove stiamo andando con i prezzi? Come finirà questa cosa e come... Allora ragazzi, noi viviamo di questo, per cui i riferimenti per capire determinate cose ci sono. Ma addirittura guardate che ci sono dei colleghi che non sono specializzati nel secondo polso, nell'usato, nelle cose, nelle variabili, no? Come noi che siamo borderline tra concessionari e non siamo concessionari, non vogliamo neanche essere, però ogni tanto con i concessionari amici mi chiedono, senti, ma tu cosa... ma allora scusami un attimo, ma se un orologio, perché noi poi veniamo interpellati perché noi abbiamo il prezzo reale che non è il listino, ok? Quando ti viene proposto, sei chiamato, salve, è arrivato l'Aquanaut, tu non puoi dire, ma aspetti, allora vengo fra 3 secondi, lo devi comprare comunque, perché tanto non lo tieni, tanto sappiamo tutti, qui è il segreto di Pulcinella, che molti di voi prendono l'orologio e poi se lo rivendono. Non è che hanno il piacere di ridere. Allora, per quello che riguarda queste cose, non ci si può fare nulla. Io ricevo tanti contatti di persone che hanno appena ritirato l'orologio, cosa mi offre? E questo va anche bene, perché voglio dire, mercato ci sta, libero. Però quando mi chiedete, vabbè, ma adesso dove si vuole arrivare coi prezzi? Allora, io parto sempre da un po' più lontano. Come si è arrivato questo? E non fare la confusione di mischiare la borsa nel senso le azioni, con gli orologi. Sono due cose completamente diverse e vi do la prima, la libido dell'orologio, la borsa non ce l'ha, perché tu compri e vendi aria, numeri e cose, ma in mano non possiedi nulla, non l'orologio invece. E il discorso libidine sta nel fatto che, come una volta, oggi molto meno, anzi quasi più, però la macchina di prestigio, bam, diventavano, pagavano tutti i prezzi sopra. Poi la macchina, si è scoperto che alla fine l'arcano è molto semplice, io pago la prima rata e poi dopo posso avere un aereo, tanto poi dopo, e quindi un po' si è persa questa cosa. Poi passano gli anni, per quelli della mia generazione era così, adesso quelli più giovani magari, ma una cosa sulla quale non... L'orologio ha una velocità, un impatto, vabbè ragazzi, non è che vi devo dire che vendo orologi, non è che posso raccontare che fa schifo, ma poi siete sintonizzati sulla mia onda, perché sapete benissimo
cosa accade nel mercato. Quindi smettetela lì per il momento di chiedermi ma adesso aspetto che scenda, che... no, per il momento, quest'anno, sono anche un po' più avanti, ma quest'anno, 2019, i prezzi continueranno a essere o stabili o in incremento. Stabili se viene consegnato qualcosa, in incremento se quel qualcosa diventa ancora meno di quello che è oggi, ok? Poi volete avere maggiori delucidazioni, volete essere più convinti da me, mi chiamate 02 480 11735, dal martedì al sabato in negozio 10 13 15 30 19 30. Andiamo su Royal Ocrono, altro NOS. Guardate signori che per avere il quadrante blu NOS 25860, tenete presente che normalmente sono come anni 2003, 2004, 2005, 2006, a secondo, perché poi dopo nel tempo l'Audemars ha smesso di fare il 39, ha fatto il 41. Però il 39 è qua, a mio modesto avviso, ma per, come dire, avere conferma di quello che vi sto dicendo, andate su YouTube a vedere cosa vi dicevo io dei nuovi Audemars, È talmente vero quello che vi diceva lo Spedo del 15.003, 15.202, del 14.790. Scusate che parlo per referenze, ma io sto parlando adesso a quelli che seguono il mercato. Per chi invece non è avvezzo a queste referenze, quanto sono i Royal Oak prodotti prima dell'ultima generazione di Audemars, dove l'Audemars ha fatto una scelta, dal mio punto di vista scellerata, ma capisco aziendale, dove punti su tutti i tuoi movimenti, poi segui un po' la tendenza del grande e quindi fai tutti orologi al limite del pataccone, non dico che sono dei pataccone, però al limite devi avere per certi Audemars, di quelli nuovi, mi viene da dirvi quell'Audemars che vi ho fatto vedere due settimane fa, che è il Day Date, 39 di diametro. Oggi viene fatto il Day Date, ma non è più 39, è 41. Ma quel 41 lì, se non hai un polso mega taurino, non vai da nessuna parte, ti rimango, lo metti al polso, vedi. Ragazzi, quello che vi dico però, lo provate in boutique. Voi andate in boutique, hanno tutti i modelli, ve li provate, tutti i modelli, quelli nuovi. Ma non hanno questi modelli. E quando tu lo trovi Blue NOS, chi ce l'ha, che non è venuto giù con la piena, spara. Ed è per quello che questo modello, che non è quello che avevo un mese e mezzo fa che l'ho venduto, non è che io faccio finta, lo faccio sparire per un mese e mezzo, non ve lo presento, però ve lo ripresento più caro. No, vi giuro che non è così. Se volete, ho le prove, provate, c'è anche il cliente che l'ha comprato. Allora, questo è in condizione di NOS, completo, un 2003, NOS, intendo dire New Stock, vuol dire praticamente, ma guardate che braccia, vabbè, non, vi dico, voi sapete che quando vi dico, quando lo Spedo parla di qualità watch and clock, sapete di cosa parlo. 27.500 euro la richiesta per il 25860 Crono. Proseguiamo con il 15202, vi ho già detto in altre trasmissioni, questo lo ritengo più interessante, ma questo, signori, lo dice lo Spedo, che, come dire, può essere messo in discussione su certe cose che dice. Io non è che io quello che dico il Vangelo, ma io ve lo dico e voi poi, che siete adulti e vaccinati, rifletterete, anche senza di me, sulle cose che ho detto, e ne trarrete poi le conseguenze, ok? Questo è il 15202, l'anno è un 2007, completo, blu, 32.500 euro. E questo, che è l'ultimo credo di oggi, è il dual time, riserva di carica, è
36. Quindi bianco latte il quadrante, dual time, datario, riserva di carica, condizioni spettacolari, scatole garanzia 11,8. Avrei detto 11,9, invece 11,8. Eccolo qua. Bene, e si va sui Patek. Allora, voi direte, ma questi qui sono veramente assurdi, ma come possono presentare l'orologio imballato? È così, signori. Vi piaccia o no? Già non ce ne sono. Adesso uno al di fuori dalle plastiche e tutto mi entra e sarà a disposizione per la prima settimana di luglio. Ma è uno molto particolare, perché poi è il famoso calibro 315. Il calibro, questo qui, che è il 324, ce li abbiamo tutti chiusi, perché noi quando troviamo... Ragazzi, quando tu trovi un orologio così, imballato, doppio sigillo, come dicono quelli che sono forbiti, vedete, chiuso da questa che è una ceralacca di Patek, mettiamola così, e chiuso nel sigillo della plastica. Allora, l'orologio così ha un valore superiore, vale lo stesso discorso dei Rolex, lo metto giù che tanto non... No, lo lascio così, dai. Vale, tanto non devo mica tenerlo in piedi, già si vede poco che c'è la plastica. Vale lo stesso discorso dei Submarine, i Verde Verde o GMT, BLNR o BLR, quelli che hanno le pellicole rispetto a quelli che non ce l'hanno. Voi sapete, e lo capite dalle nostre trasmissioni, oltre che da Crono 24, che i valori cambiano. Poco, però cambiano, anche solo un 10% cambia, ok? Questo ovviamente è rapportato al fatto che non costa un deca, un 10.000, ma costa un bel 50-60, ecco che ha il suo 10% in più di valore rispetto alla media degli altri, 57-11, 1A, quadrante argenté, doppio sigillo, l'anno di questo orologio è un 2017, stranissimo trovarlo, guardate che è veramente difficile. Questo per esempio è il classico orologio da prendere e mettere via. Comunque, per chi vuole l'orologio nuovo che non viene consegnato, eccolo qui, il prezzo su richiesta. Allora, vi do un range, la media dei nuovi è sui 60, questo qui è poco più, però dipende da... Questo qui vi do l'alloggio, dai, mi è appena entrato, per la prima settimana, dopo poi già passa una settimana, il prezzo è fantasia. Faccio il prezzo a seconda che io ho davanti. No, scherzo, dai. Comunque il range è intorno tra i 60 e i 65, non è 60, perché non lo è. Potrebbe non essere 65, ma siamo lì. Ok? Siamo un po' spocchiosi a fare i prezzi così. Ma che cosa penso di avere questo spedo in mano? Provate ad andare a vedere le difficoltà per avere. Allora, signori, questo è il 50-64, se non sbaglio. No, sì, 50-64. È al quarzo, per cui non chiedetemi come 16.500 un'acqua, no? No, perché ormai gli acqua, no? Sono andati tutti oltre i 30.000. Orologio da 20, ma che si vende a 30. Quindi, e non sono io a decidere, quelli sono i prezzi di mercato. Allora, scusate che nel frattempo, mentre io sto registrando la trasmissione, vendiamo gli orologi, per cui adesso abbiamo un buco, però dovremmo farcela, no? Facciamo il giro lungo. Vabbè, mi rendo partecipi. Allora, completo di scatola e garanzia, 34. Scusate, 34, un 34 il diametro, un 35 questo. È la grandezza del luce, il luce è quello che ha tutti i diamanti intorno alla ghiera, ok? Comunque non è piccolo, ma non è nemmeno grande. E comunque ragazzi, 16.500 euro, completo di scatola garanzia. Aquanaut, referenza 5064. Poi abbiamo invece, è lui, e Gianni Bui, dicevano quelli del Milan una volta. Eccoli qui. Salutiamo tutti gli amici milanisti, ma li salutiamo proprio.
Vabbè, vabbè, dai, sono i cugini che noi ogni tanto ci piace. Che noi li vogliamo bene più che quegli altri là di Torino, quelli là di Torino con quei colori là. Noi li vogliamo. Mentre loro ci odiano più di quelli là di Torino, non so perché, ma va bene, non c'entra niente, ma mi piace ogni tanto infilarla questa roba qua. 51 67 1A, nuovo, con la N e la U, nuovo, completo, di tutto. C'era un signore che mi ha detto, no, ma mi faccia vedere meglio che nuovo. Ma cosa vuole che le faccia vedere? Nuovo. Se le dicono è nuovo, abbiamo coperto le parti dietro perché non si deve segnare, ma è nuovo. Poi l'orologio è 2018, cos'è, Natale, comunque ha più di 2 anni di garanzia e comunque tranquilli che la richiesta per l'Aquanaut è 36.500 euro. Il listino è intorno ai 18.500-19.000, raddoppiato. Ma un conto è il prezzo di listino e un conto è il prezzo di mercato, ok? Poi per altre delucidazioni siamo qua. Vammi pure sulla bomba bombardata, 5980 blu. Questo, cari signori, siamo veramente saliti. E voi che ci seguite sapete che abbiamo anche quello sigillato, eh? Comunque, l'ultimo prezzo del mese scorso era 95, ad oggi la richiesta non è inferiore ai 105. 59,80, nuovo, completo, scatole, garanzie. E saluto gli amici che mi hanno contattato a ritroso 4-5 mesi fa, quando chiedevamo 90 di questo orologio, poi 95. Poi 105, se aspettate ancora un po', perché sono quei signori che arrivano, va bene, dai, mi interessa, 6 mesi dopo che tu hai chiesto 90, 95, non è più il prezzo di 6 mesi fa, sei sempre 6 mesi indietro, portati avanti su 6 mesi, che tanto non lo fanno più sto orologio qua, può solo salire, certo, oppure rimanere, ma non può scendere, finché il mercato degli orologi ha un'ottica che è quella di oggi, cioè anche da investimento. Va bene. Per i Patek terminiamo con il 5196, oro rosa, carica manuale, diametro 38, è molto sottile, vedete, proprio perché è un manuale, ha un'eleganza super mega galattica, oro rosa. Beh, insomma, non vi dico altro, completo di scatto garanzia, nuovo, 16.500 euro. E qui passiamo a altre cose più, come dire, meno importanti, ma sempre di prestigio, perché l'IWC comunque è una casa di prestigio. E parliamo nel caso specifico dell'Ingenieur Chrono, diametro 46, me lo state snobbando. Allora, va da sé che questo diametro 46 va a un uomo, cioè, avete presente quei signori che non hanno polso, non che non hanno polso perché non si sanno far valere, ma hanno l'avambraccio e poi la mano, non c'è il polso. Ecco, questo per esempio è il classico orologio adatto per l'uomo, Colofit, che è quello come la Costanzo, senza collo, no? C'è il tronco e la testa, ma non c'è il collo. Ma dove lo mette? No? Infatti devi mettere la catenina, vabbè. Allora, questo è un orologio, signori, è un inusato, ma guardate che c'è ancora la pellicola di protezione dietro, della IWC, vedete? Beh, ma ragazzi, questa è una roba di listino 3, 14, ve la proponiamo a 5.200 euro. Cioè, anche volendo dire, no vabbè, ma io non posso comprare quegli orologi che dopo perdono troppo mercato. Ma da 13 a 5,2 lo porti il giorno che lo vendi, anche a buttarlo via, anche a 3.500 euro, 4.000 te li dà, quindi te lo godi, non perdi tutti quei soldi, se ti piace, se ti piace. Vabbè, ma questi sono ragionamenti che faccio io. Secondo me
Non è che uno compra sempre l'orologio o solo l'orologio da investimento. Certo che se compra l'orologio da investimento da portare meglio, ma no, vedete voi. Proseguiamo con il portoghese rattrappante, 25 pezzi, è Barozzi questo, il quadrante in ceramica, medicale, raro, molto raro questo orologio. Evidentemente sono rari anche quelli che lo devono comprare, che qui da un po', ma comunque non ce ne può fregare di meno. Sono pezzi unici, per cui non ci dà fastidio tenerli qua. Completo, nuovo, nuovo perché l'ho comprato io, nuovo, ed è qui sin dai tempi, non so se c'erano le lire, ma non mi ricordo. Comunque, 10.000 euro. Lo so che dico delle cose che sono un po' delle tafazzate, mi faccio del male da solo dicendo, però io dico la verità, lo spedo dice sempre la verità, anche a costo di farsi del male. Vai avanti e andiamo sul portoghese, saluto il mio amico Nicola che me l'ha portato, lo lasciava nel cassetto e allora sia lui che io abbiamo detto, ma scusa, ma che ti frega di lasciare un portoghese nel cassetto, se non lo metti su mai ci sarà qualcuno che tu con il grano ti prendi poi quello che avevi in mente, no? E voilà, eccolo qua, l'orologio è praticamente, è un NOS, che vuol dire New Stock, non è mai stato messo, fondo di magazzino, possiamo tradurre, a 5.200 euro. E poi l'Apollo 11, eccolo qua, è delle missioni, l'Apollo 11, a parte che di Apollo 11 ne hanno fatte diverse, ma è quella in assoluto, che ha avuto più successo, quella che è piaciuta di più al pubblico, perché quando dico ha avuto più successo, in realtà sto dicendo che è piaciuta di più a voi che siete appassionati, e che quindi ha avuto un incremento anche di valori, completo, nuovo, da collezione, questo è un orologio, 11.800 euro. E poi abbiamo il calibro coassiale 9003. Questo, signori, anche lui è qui da un po' di tempo, però è inspiegabile. È anche vero che però le cose che rimangono qui a un certo momento, pam, spariscono, vanno via, e dopo poi comincerete a chiedermele. Ma siccome qui la Watch & Crow vi propone figli unici di madre vedova, questo è, lo vedete, ve lo portate via, e un altro non ci sarà, con queste condizioni, e cioè nuovo, titanio, 9003 calibro coassiale, doppio vetro zaffiro, deployant, tutto per la modica cifra di 6.000. Tenete presente che tutti i coassiali di Omega hanno costato tutta roba non inferiore ai 10.000 euro e il diametro di questo orologio è un 42. Proseguiamo col Reduce Oro. Allora, Speedmaster, Automatic, quindi si vede il fondo a vista, per cui si vede il rotore, il movimento, non ve lo faccio vedere se volete. L'orologio è un fondo di magazzino con addirittura l'oro, sapete quello l'oro giallo che prende un po' il rossiccio perché è l'ossido? Ecco così, nuovo, completo, la sua scatola di legno originale, scatola e garanzia, 4.500 euro. Mi domando, ma d'oro 4.500 euro, cosa cavolo comprate? È qui, da un po' l'orologio, ma è possibile? Sì, è possibile, è qua. Bene, Breguet, questo è un altro orologio interessante, perché è vero, il diametro è un 33, è un 33, la famosa cassa moneta zigrinata, completo, l'orologio è completo di scatola e garanzia, carica manuale, 5.500 euro. No, è un carica. Ok? E poi, completo con la sua ordinazione e tutto. Questo è un bomber. È quello che mette su Vieri, bomber. Lui c'ha sta roba qui del bomber, magari non c'è la G finale, ma magari è questo. Allora, è un crono da polso, scatola garanzia, 750 euro. È
È venduto? Venduto, l'abbiamo venduto qua alla regia, pazzesco. Vabbè, non lo so, però magari cambiassi idea. A 8,50 lo vedo. Sai, no, che... va bene, va bene. Proseguimi sul Louis Vuitton American Cup. Eccolo qua. In black, PVD. Nuovo, completo. È un orologio al quarzo a 2.500 euro. Ma sai che veramente... E poi abbiamo Cartier, l'unico Cartier che c'è rimasto. Ma Cartier, ragazzi, non l'ho già deciso io, siete voi che avete deciso che Cartier... qui purtroppo, ragazzi, il vetro è bombato, zaffiro, i riflessi, per cui ve lo devo far vedere così. Quadrante nero, diametro importante, 42, braccia lato, scatola garanzia nuovo, 5.000. È l'unico Cartier che abbiamo in casa. Perché, no, beh, non è vero, c'è anche l'Anglela, ma l'Anglela sulle ragnatele, per cui quello non lo so, non ho bisogno di... Questo invece no, questo in acciaio, i Ballon Bleu fanno parte della linea Cartier che sono sempre venduti alla grande, Tan Française, Santos, Ballon Bleu, eppure siamo qui a proporvelo e vediamo se c'è qualcuno che sarà interessato. Abbiamo il Tag Heuer. Diametro questo è un 40, 3003, il calibro 1887, Tag Heuer crono. E poi, sempre con la linea, diciamo, un attimino più alla portata, Tudor, il 58, calibro 58. Vi ricordo, questo è l'orologio che... come dire, sono stati presi tutti i vari spunti dagli orologi vintage e quindi la scritta dorata, che è anni 70, le lancette Gladio, anche quelle sul militare, anche quelle siamo sugli anni 70. Poi il coroncione, c'è un Submariner storico che si chiama 5508, che aveva il coroncione così. Quindi sono un insieme di cose e ne viene fuori un oggetto particolare con il calibro di manifattura Tudor, quindi il 58, a un prezzo che è accessibile perché è 4.100 euro. Questo ha la costruzione Oyster, che è quella della linea Rolex, la stessa, oggetto che tiri contro il muro e viene giù il muro. Beh, sì, scusate, c'è stato un attimo di impasse, perché qui si vendono gli orologi anche mentre si presentano, è pazzesco, ma è così. Voi non ci crederete, ma vi garantisco che... perché noi non vogliamo perdere i colpi, non vogliamo perdere niente, non è che stiamo facendo una cosa e allora perché si sta facendo quella non si vende, col cavolo! Allora, ho detto prezzo, ho detto tutto, andiamo avanti. Tudor, questo è il Prince, sai che non mi ricordo più, sì, Tudor Chrono Prince, è un orologio incompleto, nel senso che la garanzia è andata persa, però il prezzo è... consono al fatto che non ha la sua garanzia originale, 3.500 euro. E poi il l'abbiamo messo al contrario? Ah, ci piace, questa è la versione nuova, Pelagos, lo vedo da tutte le pellicole di protezione, da tutte le cose, per bacco. Allora, completo, ecco, lo lascio così, lo tengo in mano un attimo perché sennò scende dal piedestale. Scritta rossa, vedete, titanio, bellissimo, 4.000 euro. Vabbè, l'ho proprio presentato bene questo orologio. Bellissimo, bello, 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 sta bene al polso. No, va bene, andiamo avanti, dai. Ha le stesse lancette del 58, Glad, belle, belle, mi piace, ci piace, mi piace. Jaeger LeCoultre Duetto, salutiamo la signora che se l'è comprato e poi si è trovata, come dire, spiazzata e non ha potuto... ritirarlo, va bene, ma fa niente, non c'è mica problema, l'orologio è qua, se risolviamo i problemi bene, altrimenti ci sarà qualcun altro. Duetto perché ha la versione scala,
cioè quando tu vai alla serata della Scala o vai a Verona, a vedere, cos'era, la Traviata, cos'è che era? Vabbè, quel che lei, sì, mi sembra, 5.600, a Verona c'è la Traviata ieri, 5.6, scatola e garanzia, col 40 a madreperla, lo richiudo, ok. Poi abbiamo questo bellissimo Lady oro col bracciale rivettato, ma no, è spettacolo, spettacolo, dovete venirlo a vedere, questo qua, prezzo 4.000, tutto oro, il Boy 31, quindi era un 26, il Lady, il 26 quello di prima, il Boy, questo col 40, Champagne, 31, vetro zaffiro, mentre il Lady era vetro esalite plastica, scatto le garanzia, 4.500 euro, bracciale Oyster, two tone, va bene dai, e anche questa volta mi ha fatto vedere che lo spedo sa due paroline in croce d'inglese, 31 il diametro del Boy, vetro zaffiro, col quadrante Jubilé, vedete Rolex, Guillochet, è una lavorazione Guillochet con la scritta Rolex. Scatola garanzia, 3.900 euro. Ed ora passiamo ai date. Questo è un 35, 115-200, in condizioni è nuovo, 4.000 euro. È come nuovo, non esageriamo. Però veramente sono gli orologi che vi facciamo vedere noi quando venite, ma aspetta, ma è stato mai messo? Guarda, io non so chi l'ha messo poche volte, poi è arrivato da noi l'abbiamo mandato direttamente in laboratorio e abbiamo il tecnico magico che mi ridà l'orologio che sembra praticamente nuovo. Le condizioni sono pari a nuovo, il movimento è perfetto, 4.000. Andiamo al diametro 36, questo è un 16200 completo, questo però è nuovo, è come se andaste, se lo compraste oggi, ma l'orologio è datato, è di 15 anni fa probabilmente, nuovo con bollino verde e tutto, 2003, 5008. E poi abbiamo il Turnograph, signori, Turnograph col quadrante blu, top, top condition e top tutto, e ha anche di bello il bracciale Jubilé a scomparsa. No, non è questo col bracciale Jubilé a scomparsa, quindi vuoi dire che ho sbagliato? Allora, rifo, però ascolta, l'ho detto anche l'altra volta, adesso mi viene in mente, anche l'altra volta ho detto sta cavolata, in realtà però ho il Day Just e l'attacco è lo stesso, siccome il Turnograph è stato fatto anche col bracciale Jubilé, ma guardate che se venite, lo spedo ho detto che è il bracciale Jubilé, mi metto sul bracciale Jubilé, Adesso, ad onore del vero, c'è sull'Oyster, però dovesse piacervi tassativamente il bracciale Jubilé, tac, in 3 secondi ve lo metto su, Ma che razza di venditore è lo spedo, pazzesco, non si sa se è un professionista o è un lestofante, 6.000 euro, quando faccio così mi sento un po' lesto, molto lesto e poco fante. Allora, 6.000, andiamo avanti, ed ecco qua l'altro, eccolo qua, il Day Just, ma ragazzi, Day Just, ma questi qui, Day Just col 40 blu o il Turno 40 blu, ma secondo voi c'è problema a venderlo col bracciale Jubilé Oyster? Zero problema, o come dicono i greci, nema problema. Adesso, l'orologio in questione, bracciale Jubilé, nuovo, 7.500 euro. E il Milgauss vetro verde, altro NOS, 6.650, quando NOS intendo dire fondo di magazzino, però vi dico NOS che così anche voi fate sapere, fate capire agli altri che siete avanti, magari il commerciale dice, ma questo è un NOS, e lì già lo mettete subito, no, questo è un altro rompiballe che sa tutti i termini dei chattisti! Ma i chattisti, che io un po', come dire, tratto qualche volta male, ma non è vero, perché poi mi piace scherzare con loro, la sanno lunga, lunga.
Ok, fammi oltre. Ma che qui siamo già lenti, eh? Explorer 1. Questo che versione è? Bollino a retro, nuovo di pacca, quindi è un 114 270, 6.500 euro. E poi, se non sbaglio, è nuovo anche questo, completo, 16.570, l'anno 98, nuovo. Questo è un altro orologio da prendere e mettere via, non da indossare, se no ve li prendete usati. Questo è nuovo, anche questo la richiesta, 8.500 euro. 6.500 euro l'Explorer 1, 8.500 euro. Guardate che molte volte uno dice, ma io ho 10-15.000 euro da investire, così, vabbè, prendo un orologio. Ma anche prenderne due così non è sbagliato. Andiamo avanti. Questo lo dico io, ma come al solito, opinabile. 6.900 euro lo Yacht Master 2006 Rolesium, completo di tutto, in condizioni eccellenti. Il Cameron, trattasi di Cameron, il Sea Dweller Deep Sea, quello che ha, come lo faccio vedere io con questo vetro? Allora, vediamo, vedete che la parte alta è blu e la parte sotto è nera? Questo è il Cameron. Il Cameron ha questa peculiarità e ne vengono consegnati uno su 10 dei Deep Sea, che regolarmente sono tutti neri. Questo di bello oltretutto ha tutte le pellicole di protezione. Richiesta 15.000. Ok, vai che sennò qui. Allora, 16.610? Ah no, 16.600, ragazzi, transizione. Vuol dire questo, signori, che è il passaggio dalla fase 1 alla fase 2, no, dalla fase vetro isalite con il quadrante pallettoni alla fase vetro zaffiro. Che poi ho detto una cavolata, perché è 6800 Sea Dweller, non è un submare. Comunque, transizione anche questa, sempre lo stesso discorso vale. Allora, la richiesta per questo orologio, 9.000 euro completo. Completo, signori, orologio di transizione raro, submarino in acciaio oro del 93, quindi buone le condizioni, cassa con fori, però udite udite, completo di tutto, 7.500 euro. Allora, la domanda sorge spontanea, ma può costare 7.500 euro l'acciaio oro quando vendiamo, adesso non li abbiamo perché li abbiamo venduti, i Submariner acciaio, quelli cassa con fori a 7.000, 7.500 euro, c'è qualcosa che non quaglia. Proseguimi pure sul, e poi l'ultimo acciaio oro che avevamo, blu, l'ho venduto a 9.000, quindi voi direte, ma allora come mai? Allora sì, c'è un'altra cosa, 93 vuol dire che la scatoletta della chiusura non è bicolore. Va bene, dettaglio, però è anche vero che 1.500 euro in meno, vedete voi. Questo è il Submariner ceramica, nuovo, completo, 10.8, con pellicola e qua è tutto. Il ceramica, senza data Submariner, nuovo, idem anche lui, completo, a 9.000. E qui abbiamo il verde verde, 116-610 LV, 14.500 euro, nuovo, garanzia senza data. Oh, questi sono i miei favoriti, lo sai. 16-610 LV, questo è 13.500 euro, orologio, condizioni buone, lo vedete, destinato a salire ancora, eh? Noi ne abbiamo 4 o 5 di questi, alcuni sono nuovi, alcuni no, cioè il Fat 4 ce l'abbiamo ancora, non ce l'abbiamo più, Fat 4 l'abbiamo venduto, però insomma ragazzi, questo è un altro orologio che rientra nella voce da investimento, oltre che da libido. Bene,
andiamo sul GMT Ceramica. Questo è quello che da aprile sappiamo tutti quanti che non viene più prodotto. Quindi dal momento non più prodotto ha avuto subito un incremento. Prezzo 11.800 euro completo, scatola e garanzia. E il Pepsi nuovo, ultima edizione, BLNR, completo con le plastiche e tutto, che le plastiche, quelle che danno adesso, e cioè metà, perché il 2019 purtroppo, il prezzo 18.500 euro. E il, questo sì è il BLNR, GMT nero azzurro. Questo visto che, dove vai? Fermo lì sul GMT nero azzurro, non ti muovere, che hai fretta. Lo so che hai fretta, ma io qui volevo parlare di quelle squadre di calcio che hanno il colore nero azzurro, sono due, tutte e due in Champions. Ce n'è una, quella di Bergamo, che è tosta, va bene? E quindi anche questo fatto, visto che poi così questa versione non viene più prodotta, avrà un incremento ulteriore all'incremento che già avrà di suo. Ne sono sicuro, ne sono convinto. D'altronde sono colori piacevoli, sono colori di una certa classe, non sono quei colori banali. Vabbè. Allora, perderemo tutti i clienti, quelli là. Saluto il mio amico che mi manda tutte le, mi manda tutto sport, quando c'è la come. Un abbraccio, caro. Non ho neanche bisogno di comprare il giornale, che mi mandi te le foto del. Allora, completo, scatola e garanzia, signori, 18, nuovo. E questa è la versione nuova, è nuova quasi, no, non è nuovo, signori, è un orologio del, di che anno è questo? 2004, è un fondo delle scarpe, no, è un orologio bellissimo e basta, condizioni buone, scatola e garanzia, 12.800 euro. Il GMT Pepsi, questo è cassa senza fori, ha il bollino a retro nuovo, manca la pellicola sulla chiusura, per cui è nuovo, ma il furbino proprietario che ce l'ha venduto qualche volta l'ha messo, ma è stato furbo perché ha messo la pellicola di protezione sul bollino. L'orologio l'avrà messo due o tre volte, però no. 15.5 è, insomma, ha il suo perché. Poi anche perché così ce l'abbiamo anche col bollino rosso sulla chiusura e tutto qua, ma non costa 15.5, costa un po' di più. Allora qui abbiamo invece, qui abbiamo per quei signori che dicono molta resa, poca spesa. È vero, è incompleto, nel senso che non ha la sua garanzia, però è un orologio che se tu vuoi prenderti e metterlo al polso, godertelo senza aver paturnie e dici sì, me ne frego, lo porto normale e tutto, e poi quando vai a venderlo è capace che porti a casa anche un po' più di quello che l'hai pagato, questo è, non ha la garanzia originale, ma ha la garanzia del negozio Watch & Clock. Però il prezzo è 8.500 euro, ok? Ogni orologio ha il suo polso, e noi cerchiamo di spiegare un attimino. Dopo poi, ragazzi, potete fare quello che volete, una volta che l'avete comprato, se volete fare come quello là che aveva preso l'orologio water resistant, 10 atmosfere, l'ha legato alla corda per vedere se andava, l'ha fatto e poi si è staccato dalla corda, vabbè, i deficienti sono, vabbè, andiamo avanti, quello è proprio un deficiente, mi spiace, è un amico ma un deficiente. Ok, Daytona 116-520, l'anno è un 2010, scatola garanzia, numeri nel Rio, carta di credito, 18.500. Poi, bellissimo questo Daytona in oro giallo, condizioni
spettacolari. Che anno è? 2005, completo a 27.500 euro. E altro orologio tutto d'oro, Daytona Zenith, l'anno è un 2000, completo di tutto e la richiesta è alta, 38. Però signori, quindi lo dico anche per gli amici che mi propongono l'acciaio e quant'altro, ce l'abbiamo anche noi, voi avete visto. Questa serie, questa linea, il vintage, un certo tipo di... hanno avuto un incremento dei prezzi notevole. E quando accade ciò, poi c'è sempre un periodo di stagnazione. Intendo dire che il prezzo raggiunto, faccio un esempio, l'acciaio lo pagavi 10, adesso li paghi 20, tu capisci che no, è salito, poi non è che ha fatto 10-20, ha fatto prima 12, poi 13, poi 14, poi... quando è arrivato a 20 si è fermato, e si è fermato anche l'interesse. Quindi suggerisco a tutti gli amici che hanno, ma perché la corona è aperta in alto? Dopo la chiudiamo gentilmente che mi fa venire mal di testa. E intendo dire, mettetelo via, che non è un problema, aspettate. Non è il momento di vendere questo genere di articolo. Ok? E poi l'ultimissimo orologio di oggi, ma non meno importante, è questo Daytona oro bianco pelle nuovo. Pollino al verde al retro, plastiche sulla chiusura, nuovo. Questo dobbiamo salire, non possiamo venderlo così. Non puoi vendere all'acciaio 18,5 e a 22,5. Questo, signori, vi dico una roba che voi direte, ma questo qui è matto. Allora, ancora per un paio di settimane lo lascio al prezzo che c'era, 22,5. Se fra due settimane è ancora qua, mi anticipo, andava a 23,5. Così ho la coscienza a posto. Voi direte, ma questo qui è uno che ci fa o che c'è? Uguale è, non è importante. Sono orologi che io così non so più dove trovarli. Questi sono orologi che una volta che, è vero, rimangono, quando va via, dopo me lo chiede il mondo, quel modello qua. Ok? Bene. Abbiamo finito, diciamo, la presentazione degli orologi e ci stiamo volgendo al termine della trasmissione. Vi ricordo che potrete vedere le trasmissioni sul 272, sul 667 e anche sul 78 a lunedì. Vi ricordo che a rotazione ci saranno le ultime tre trasmissioni e in aggiunta ci sarà quella degli acquisti. Lo so che magari a molti di voi quella dell'acquisto non frega niente, però abbiamo bisogno di pasturare per vedere che qualcuno di voi vada a controllare nei cassetti se ha lasciato qualcosa dormiente e cerchiamo un attimino di... Detto questo, vi ricordo che ci potete chiamare quando volete al numero del negozio per avere indicazioni immediate. Molti di voi hanno bisogno di avere subito i valori e tutto. Ecco, una cosa in merito ai valori. Quando venite a vendermi l'oggetto, tendenzialmente io l'offerta non la faccio. Venite e chiedetemi cosa volete. Tanto giochiamo a carte scoperte. Voi, come sottoscritto, si va su Crono 24 a vedere i prezzi, sappiamo tutto. Un abbraccio e una buona serata a tutti voi. Da Marco Spello, della Watch & Clock. Buonasera.